Ministra Lamorgese, l'attentatore di Nizza è transitato in Italia. Perché questi immigrati irregolari ricevono solo un foglio di via e non vengono immediatamente riaccompagnati nei rispettivi paesi? È transitato in Italia, sì, è arrivato il 20 di settembre, era una persona non segnalata come pericolosa dalle forze di polizia tunisine, non è stato portato nei CPR, i CPR sono 10 in tutta Italia e noi ovviamente diamo la prevalenza a coloro che sono pericolosi e che sono invece segnalati dalle nostre autorità di polizia. Ora però il centrodestra chiede le sue dimissioni e lei cosa risponde? Non è questo il momento di fare polemica, è il momento di stare vicino e mostrare solidarietà del nostro paese ai francesi, perché consideriamo che arrivare a Lampedusa, come sono arrivati anche altri sulla rotta balcanica, è un problema che tutta l'Europa deve vivere insieme con grande vicinanza alla Francia in questo momento. C'è poi il tema delle proteste sulle nuove norme anti-Covid, proteste pacifiche ma contrassegnate da alcuni episodi di violenza. C'è qualcuno che sta soffiando sul fuoco? Oggi abbiamo visto delle frange che si vanno insinuando sfruttando questo periodo di difficoltà economica, sociale a causa del Covid. Ecco, allora qua dobbiamo stare molto attenti e prendere le distanze da queste forme di criminalità che si vanno a insinuare nelle legittime proteste.